Che cosa fai? Codice Morse. La Marina deve essere in ascolto. Scusa se interrompo la tua partitina a Candy Crush. Scrivo una lettera a Michelle e ai ragazzi. Noi usciremo da qui. Nel caso contrario. Dille che sono morto per salvarti la vita. Stai scherzando su una lettera che leggeranno dopo la mia morte. Troppo presto. Che ti prende? Sai che esiste l'umorismo nero? Se stai cercando di farmi arrabbiare, ci stai riuscendo. Mi servi arrabbiato. Ma non con me, con loro. Presto apriranno quel portello e allora dobbiamo essere pronti. Era questo il tuo piano? Non apriranno mai quel portello rischiando di allagare il ponte. È assurdo. Fidati di me. Ho un buon presentimento per questo piano. Ricordi che l'aumento del livello di CO2 influenza la lucidità mentale? Beh, si sta succedendo. O loro aprono quel portello e noi usciamo facendo poco. O affondiamo. O la Marina capta il mio codice Morse. Così ci silurano e affondiamo. Comunque sia, non permetteremo che arrivino a San Diego. Giusto? Giusto. Dix ha un nome e forse un recapito per la droga. L'uomo viene chiamato Perme. Noto anche come Richard Miller. Lavora al ristorante The Great Wall sulla Sherman Way a Resida. Avverti gli altri. Dix ha anche il nome di chi potrebbe aver pagato per il sottomarino, Jabril, ma è molto comune e non ho un cognome. E allora? Ho intercettato una comunicazione della Marina. Hanno lançato l'allerta 30ASW con due H-60 e un PAT Poseidon antisottomarino, indicativo di chiamata Talon 5-5. Etty, hanno l'ordine di individuare e distruggere il sottomarino, lo so. Che possiamo fare? Pregare. Con fede e forza. Stiamo scendendo. Non ne sono sicuro. No, lo percepisco. La prua imbarca acqua e ci spinge in avanti. Se cercano di compensare la resistenza e il peso extra, richiederanno più energia. Che non hanno perché abbiamo scollegato le batterie. Anche continuando a navigare senza scendere oltre, alla fine il peso avrà la meglio. Affonderemo come un sasso, G. Mi piace quando un piano va a compimento. E a questo punto tu dirai, compiango lo sciocco che fa il furbo con me. Forse sarei stato meglio con Dix. Che cos'è stato? Veniva dall'esterno. Bomba di profondità, sanno dove siamo. Noi siamo invisibili agli occhi degli infedeli. Allah-Akbar! 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 Probabilmente è una boa sonar. È attivata per determinare presenza, distanza e dati sui contatti sonar attivi. Cioè la prossima esplosione sarà un siluro? Se ci localizzano.